Weekend di risultati positivi anche per i ragazzi delle giovanili dell'US Avellino. Le categorie Under 15 e Under 17 sono state infatti impegnate entrambe nella sfida casalinga contro il Pescara, giocata allo stadio Ambrosini di Venticano. Con la Primavera 3 e l'Under 16 di riposo è toccato ai giovanissimi di Mister Paolo Festa aprire i giochi domenicali contro un'altra Under 15, quella del Delfino Pescara, anch'essa blasonata e carica di aspettative e buone speranze. Pronti via, e sono subito gli abruzzesi al quarto minuto di gioco a portarsi in vantaggio con Trave, che riesce a resistere alla difesa biancoverde e con una splendida girata a spiazzare il portiere irpino. 0-1 e palla al centro. Il Pescara domina e si rende ancora una volta pericoloso al 27esimo, quando dopo un bel tiro da fuori area, sempre Trave, dopo una respinta dell'estremo difensore irpino, a ribattere di testa in rete. Gol annullato però per fuorigioco. Mister Festa predica calma dalla panchina e il folletto De Michele si prende sulle spalle la squadra. Il numero 10 irpino viene atterrato al limite, va sul pallone e con una splendida punizione a giro supera la barriera ed insacca l'incrocio dei pali. Il giovane fantasista corre ad abbracciare l'allenatore e l'Avellino fa festa per un pari raggiunto meritatamente. Si va negli spogliatoi, al rientro in campo è sempre De Michele a creare scompiglio nella difesa abruzzese. Dopo uno splendido scatto, Sow è costretto ad atterrarlo in aria. L'arbitro indica il dischetto, rigore, e sul dischetto ci va proprio De Michele, che con un tiro incrociato spiazza Barone, 2-1 e rimonta completata. Gli ospiti però non restano a guardare, al 65esimo con Trave si procurano un rigore, a calciarlo è Cardilli, che con un tiro non irresistibile si fa quasi ipnotizzare da Pizzella, che intuisce ma la palla gli scivola via sotto le braccia. Il match si conclude sul pari, il risultato più giusto tra due squadre che si sono date battaglia fino alla fine. Qualche minuto dopo, alle 15, il fischio d'inizio del match valevole per il campionato Under 17. I ragazzi guidati da Alessandro Fabbro cercano i tre punti e il primato in classifica. È subito il Pescara a rendersi pericoloso al nono, con un colpo di testa di Marcucci che fortunatamente per gli irpini finisce sul fondo. Al 14esimo irpini in vantaggio. Il capitano del Percio prende palla a centrocampo e gira per Cuciniello, che con uno scatto fulmineo da centrocampo fa fuori due difensori e con un passaggio millimetrico trova Danna, che tutto solo in aria insacca alle spalle di un'incolpevole Barretta. 1-0 ed esultanza sotto la tribuna. Una splendida azione che accende gli entusiasmi dei presenti all'Ambrosini. I Delfini tuttavia non sembrano voler fare da vittima sacrificale e al 29esimo, con un bel tiro di Kraga da fuori area, sfiorano il pari colpendo il palo. Si va negli spogliatoi con gli irpini in vantaggio. Al rientro sul manto erboso di Venticano e l'Avellino a sfiorare il raddoppio con una botta da fuori area del solito Cuciniello, che si schianta sulla traversa. Gol mangiato, gol subito. Il Pescara si prende una pericolosa punizione al limite dell'area, assist di tacco di Kraga e Casciano, che di testa firma la rete del pari. Mister Fabbro chiede a gran voce concentrazione dalla panchina. I Delfini continuano a macinare gioco e vanno vicini al raddoppio con una saetta dalla tre quarti del capitano Braccia, che finisce di poco alta sopra la traversa. Al 34esimo l'azione che decide il match. È l'indomito capitano del Percio ad aprire per Di Paola, che si invola verso l'area di rigore, serve Cocchia, dribbling sul portiere, finta sul difensore e palla in rete. Un gol bellissimo e festa grande a Venticano. I Lupacchiotti, guidati da Mister Fabbro, raggiungono la vetta della classifica dopo una prova esaltante contro un avversario di tutto rispetto.